Tante notizie in primo piano nel TGL News di venerdì 21 luglio. Cominciamo dal tragico incidente di Ciriano di Carpaneto. Una vettura si è scontrata contro un camion. La donna alla guida dell'auto purtroppo è morta sul colpo. Si tratta di una 72enne residente nella zona di Carpaneto. Inutili i soccorsi. Sul posto anche le forze dell'ordine, naturalmente, per cercare di chiarire la dinamica di questo tragico schianto. Parliamo ancora di cronaca, perché nella notte è stato smurato e portato via il bancomat che si trovava all'interno dell'università cattolica. Poco distante, in un campo a Gerbido, è stato poi ritrovato dai carabinieri lo stesso bancomat, aperto e bruciato assieme a una vettura che nel pomeriggio di ieri era stata rubata a Laverza. Dunque un colpo studiato nei minimi particolari. In pochissimi minuti i malviventi sono riusciti a portare via il pesantissimo bancomat, che dunque è stato ritrovato bruciato e vuoto. C'è poi la cronaca giudiziaria: ergastolo confermato per Paolo Grassi per il delitto del trolley. Avevano ucciso lui e Davide Civardi di Fiorenzuola il professor Adriano Manesco ormai 3 anni fa. È arrivata la sentenza della Cassazione per quanto riguarda Grassi, mentre Civardi è stato condannato anch'egli all'ergastolo, ma nei primi 2 gradi di giudizio attende anche il terzo. Deve essere fissata la data proprio in Cassazione. E poi a Castellarquato scoperta una discarica abusiva di rifiuti anche pericolosi, una denuncia da parte della Guardia di Finanza. Chiudiamo con l'allerta del meteo, perché sarà un fine settimana con temperature definite estreme dagli esperti. Tornerà il caldo africano addirittura sopra la media, sopra i 35 gradi. E poi per lo sport è stato sorteggiato il primo turno di Coppa Italia. Il Piacenza il 30 luglio affronterà in casa la Massese, mentre per il Pro Piacenza nello stesso giorno trasferta a Vicenza proprio contro la squadra biancorossa del Vicenza. Tutto questo e molto altro sul nostro sito liberta.it e naturalmente nel TGL delle 19:30.